2 settembre 2024. È terminata la messa pomeridiana delle ore 18, celebrata da padre Achille Lomanto, ed è arrivato il momento della tradizionale processione per le vie interpoderali di Contrada Castello. Partecipano, oltre ai devoti residenti in zona, anche i mussomelesi, residenti e non residenti, per l'occasione rientrati nel loro paese natio. Snoda in processione l'arciconfraternita della Matrice di Mussomeli, che collabora con padre Achille in questa circostanza. Anima e coordina la processione padre Rosario Castiglione, che invita tutti alla recita del Rosario. Accompagna il simulacro della Madonna della Catena la filarmonica Giacomo Puccini, diretta dal maestro Vincenzo Barcellona. Il suono e canto corale di saluto finale accompagna il rientro della Madonna nei luoghi della scuderia del castello, luogo improvvisato di culto in occasione dell'antica tradizionale festa mariana. Grazie.
2 settembre. Lodato sempre sia. Oggi è su mio. Maria, regina della pace. Non c'era bisogno, ma c'era bisogno perché non era attaccato. Aio, 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 aio! No, è un terreno. Eh? No, no, no.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, siamo qui a concludere questo momento di preghiera, di festa e di gioia, di culto nei confronti della Vergine Santissima che onoriamo sotto il titolo La Madonna della Catena. Abbiamo oggi in diversi modi e diciamo con riflessioni anche animate diversamente dai nostri sacerdoti colto il significato di questa festa e abbiamo vissuto momenti particolari per pregare e invocare la Vergine Santissima. Io sono convinto che tanti di voi, oltre ad esprimere la gioia esteriore della festa, oggi portano nel cuore un grande tesoro, la Vergine Santissima che ci sta accanto, ma la Madre che ci guida verso il cammino della nostra testimonianza di fede. La capacità di poter rinnovare la nostra fede, ravvivare la nostra fede, il senso dell'essere cristiani, perché vivere un culto, una tradizione cristiana che si tramanda ormai da anni, non deve rimanere semplicemente nella espressione esteriore, ma deve toccare il cuore di ciascuno. Ritornando nelle vostre case, nelle vostre famiglie, ecco, intanto ritornate a compiere bene il vostro dovere, a riprendere le vostre fatiche con gioia, sapendo, ecco, che la Madonna ci guida, la Madonna è presente, non ci abbandona mai. Con questo allora vogliamo fiducioso salutare la Vergine Santissima, non venire meno alla nostra preghiera e anche nello stesso tempo consolarci, perché ecco, nella comunione fraterna di essere Chiesa, popolo di Cusumeli, legato alle devozioni mariane, rimanga in noi sempre il desiderio di non perdere Maria. E a conclusione vorrei proprio ringraziare innanzitutto l'amministrazione comunale che ci ha dato la possibilità di celebrare sempre ecco, con dignità e con questo luogo del castello la celebrazione della Santa Messa. Ecco, l'organista l'ho ringraziato, ma lo ringrazio ancora una volta. Non so se è qui presente, Claudio, grazie ecco, per l'accompagnamento che ci ha dato, per tutte le liturgie che abbiamo ecco, animato e soprattutto ecco, per la presenza. E poi a tutti, grazie, una buona serata e che la Vergine Santissima vi accompagni.
Thank you.